Perfetto. Eccoci qua nella cucina del Grigio, il Grigio Chef. Sono io. Con me, ingredienti semplici, grande effetto. Oggi, filetto alla Wellington. Cosa serve? 1 kg di filetto di manzo, 200 g di prosciutto crudo, 500 g di funghi, 8-10 castagne lessate, uno spicchio d'aglio, del timo fresco, senape, un tuorlo d'uovo, un rotolo di pasta sfoglia, olio, sale e pepe. Questo è il nostro secondo piatto per questo Natale, eh? Però siccome è Natale noi facciamo i buoni, non i cattivi, come quello che ha inventato questa ricetta, è un po' più il famoso Gordon, come no. Bene, noi facciamo, abbiamo guardato, abbiamo tac, uguale, anzi meglio, come no. Bene, iniziamo subito a rosolare il filetto. Questo è circa 1,5 kg manzo, filo d'olio qui, sale e pepe. Perfetto, e andiamo a rosolare. Comando, chiudere bene i porri, non toccare con forchette, assolutamente. Ecco qua, pronto, mi raccomando, una leggera rosolatura, deve solo proprio chiudere i porri per andare i liquidi della carne. Perfetto, a questo punto abbiamo una bella pennellata di senape. Ecco qua, perfetto, iniziamo a frullare i funghi, pepe, iniziamo a dargli una frullatina. Qua finiamo i funghi, mettiamo anche le castagne, mettiamo un po' di timo, sale. Terminiamo. Ecco qua, perfetto. A questo punto padella calda, mettiamo ad asciugare la crema di funghi. Mi ha accorciato le gambe praticamente. Uno spicchio d'aglio. Ecco qua, ci siamo. Mi raccomando, fate asciugare bene i funghi, una decina di minuti ci vogliono, eh. Io poi l'aglio lo tolgo, teglia, trasferiamo in qualcosa di freddo, così velocizziamo, sì. Benissimo, così, perfetto. Bene, abbiamo già preparato il prosciutto, steso su la pellicola. A questo punto stendiamo la crema di funghi. Ecco qua, perfetto, guarda che spettacolo. Meglio del. A questo punto prendiamo il filetto in mezzo, ci aiutiamo con la pellicola e andiamo a ricoprire il filetto. Chiudiamo bene anche in testa. Ecco, poi prendiamo. Qui dovete stringere bene, quindi senza paura. Andiamo in questo modo, con un giro. Allora, tac, bello stretto. A questo punto lo facciamo riposare 15 minuti in frigorifero. Ma lei, vado io. Ecco qua, oh che bravo, ho già preparato anche la sfoglia sulla pellicola, bravissimo. Vabbè. Apriamo il nostro salsicciotto. Perfetto, lo adagiamo nella sfoglia, gli diamo una pennellata così chiudiamo bene la sfoglia in questo modo, sì, dappertutto. Bene, a questo punto chiudiamo. Chiudiamo i nostri lati. Adesso lo chiudiamo ancora. Anche qui bello stretto, qui solo 5 minuti in frigorifero. Perfetto, vado io. Ecco qua, oh bravissimo, efficientissimo, cioè spettacolo. Spettacolo. Ecco qua, a questo
punto andiamo, qui andiamo proprio bene, ecco qua, perfetto, segniamo la sfoglia. Ah no, è segnata, basta, e se la uso al contrario la taglia, tranquillo, si fidi. Andiamo qua, sì, è questione estetica, no? Fare più scena. Quindi 30 minuti, 200 gradi, vabbè, comunque finché la pasta sfoglia non è ben dorata, rimane anche 35, dipende un po' dal vostro forno. Ehi, vada, stia attento ai 30 minuti. Guardi che spettacolo, il secondo di questo, secondo piatto di questo Natale, meraviglioso. Bene, perfetto. Lasciatelo magari riposare 5 minuti prima di affettarlo. Portiamo qui. Surprise. Bene, tagliamo via il primo che c'era, prosciutto. Guarda, bellissimo. Direi perfetto, direi perfetto. Spettacolare, direi. Buono. Beh, e a questo punto, cotto, tagliamo.